Allora, buonasera a tutti, grazie per la presenza. E noi questa sera siamo particolarmente contenti perché questo è il secondo evento, anzi il terzo evento all'interno dell'ampia programmazione dei 50 eventi, 50 anni dei premi internazionali Flaiano. Siamo, come dicevo prima, particolarmente contenti di avere ospiti Fabio Marchese Ragona, che è l'autore di questo libro, del libro che presenteremo stasera, Luca Attanasio, storia di un ambasciatore di pace, giornalista vaticanista del TG5, di Mediaset, Zakia Seddichi Attanasio, che ormai fa parte della grande famiglia dei premi Flaiano. Contenti di presentarvi Vincenzo Rubano, che è presidente del premio internazionale Nassiria per la pace, premio che poi Luca Attanasio prese nell'ottobre del 2020, e tra i fondatori anche della fondazione Mamma Sofia, di cui parleremo tra un po' con Zakia. Quindi iniziamo a parlare di questo libro che è interessante soprattutto perché è una raccolta di testimonianze. Fabio Marchese Ragona, diciamo, è come se avesse fatto un po' un passo indietro, cioè non è lui direttamente a scrivere, ma ha fatto un lavoro veramente certosino e impegnativo di raccolta delle tantissime testimonianze di amici, colleghi, familiari che raccontano Luca Attanasio, ma raccontando il Luca già giovane, giovanissimo, dove si evince già una persona straordinaria, una persona di una sensibilità particolare, e poi il Luca ambasciatore. Quindi parleremo un po' di questa figura abbastanza interessante e, permettetemi di dire, straordinaria, non solo come ambasciatore ma soprattutto come uomo. Noi come Premio Flaiano siamo particolarmente legati a Luca perché abbiamo scelto 2 anni fa, all'indomani di questa notizia, della tragica notizia, di dedicare il Premio Internazionale Flaiano di Italianistica a Luca Attanasio. È l'unico premio che il Ministero degli Esteri e della Cooperazione sostiene. E dopo qualche mese io ho chiamato Zakia, che ci ha accettato di venire a Pescara, e da allora viene ogni anno, proprio per premiare anche i giovani che ricevono poi il premio Flaiano. Ma un'altra cosa interessante che ho scoperto nel libro, e quindi questo legame che c'era con l'Abruzzo, è che quando Luca Attanasio ha deciso di intraprendere la carriera diplomatica, ha deciso che era in Abruzzo, ha chiamato la madre dall'Abruzzo, e quindi questa è una cosa che un po' leggendo mi ha fatto sorridere, ma dico, forse tutto, come dicono in Africa, tutto il cerchio si chiude sempre, c'è sempre un collegamento, e quindi questo è un ulteriore collegamento. Ma passerei subito la parola all'autore, chiedendoti proprio chi era Luca Attanasio. Parlaci di Luca, tu che hai sentito tanto, hai sentito tantissimi suoi amici, colleghi, familiari. Allora, grazie. Volevo ringraziare intanto Romina, l'organizzatore appunto del Premio Flaiano, per aver dedicato questo spazio al libro che ho avuto l'onore di scrivere, e ovviamente a tutti voi che siete qui questa sera per ascoltarci. Io non lo conoscevo, Luca Attanasio, come nessuno di noi immagino conoscesse Luca Attanasio. Lo abbiamo conosciuto dopo che è successo quello che è successo. E questo mi piace ripeterlo spesso, questo è un brutto percorso che abbiamo in Italia, nel senso che le eccellenze le conosciamo solo quando poi non ci sono più. Invece un paese che, come dire, dà spazio ai suoi talenti dovrebbe in qualche modo farli conoscere prima
che accadano eventi tragici o che vadano via all'estero, sentiamo parlare spesso del cervello in fuga, no? E quindi non conoscevo Luca Attanasio, e il sindaco di Limbiate, che era il paese dove era nato Luca, mi ha chiesto: noi vorremmo in qualche modo rendere omaggio a questo nostro concittadino che ha perso la vita nella Repubblica Democratica del Congo per servire il nostro paese. E io mi occupo di Vaticano, non mi occupo di politica estera, non mi occupo di Africa, non mi occupo di politica in generale, quindi ero un po' titubante perché non conoscevo questa figura. Poi però, parlando col sindaco, mi hanno messo in contatto con gli amici di Luca Attanasio, con i familiari, con Zakia, che subito ha abbracciato questo progetto con grande entusiasmo, pur essendo in un momento molto difficile della sua vita, e per questo la ringrazio sempre. Quindi i familiari, gli amici, i colleghi di lavoro, gli ambasciatori, ho fatto praticamente un'attività di stalking nei confronti di tutte queste persone che mi hanno aperto le porte del loro cuore e mi hanno raccontato Luca Attanasio. E infatti il libro racconta di questo ragazzo, dell'oratorio, di un paese come tanti altri, di un paese di provincia, un ragazzo come tanti che ha le sue passioni, i suoi pregi, i suoi difetti, che va all'oratorio, che fa il volontariato, che gioca con gli amici, che va a mangiare la pizza a casa con gli amici. E quindi il libro racconta con un flashback la vita di Luca, perché si parte dalle ultime ore in Congo e poi si torna indietro a quando era ragazzo, quando sognava ad occhi aperti guardando il cielo e sognava tante cose, aveva mille sogni, era un ragazzo che sognava tanto. E quindi questo libro è nato non per fare una polemica, per parlare dell'inchiesta, no? Che c'è in corso, parlare di quanto è avvenuto in Congo, ma questo libro è nato principalmente per dare degli esempi positivi soprattutto ai ragazzi che oggi come oggi non hanno più esempi da seguire. Noi spesso andiamo nelle scuole con Zakia a presentare il libro. Anche il sindaco di Limbiate ha voluto regalare il libro a tutti gli studenti di Limbiate, perché purtroppo ci siamo resi conto che oggi non ci sono più esempi positivi che i ragazzi possano seguire. Allora la storia di Luca è una storia tipica di un ragazzo che ce l'ha fatta, che aveva un sogno, che lo ha realizzato. Un ragazzo che sognava di fare l'ambasciatore, finché non è riuscito a realizzare quel sogno non si è fermato, perché lui fa il concorso per la diplomazia, si convince, decide di fare questo concorso per la diplomazia, prima fa un master, Romina c'era mentre si trovava in Abruzzo in vacanza a trovare degli amici, così ha raccontato la mamma. Lui decide di fare questo master, poi si prepara alla carriera diplomatica, decide di fare il concorso e viene bocciato. Viene bocciato perché non era molto bravo col francese, ma lì non si è fermato. Ha rifatto l'esame, ha imparato il francese, l'ha superato brillantemente, è diventato un diplomatico. Quindi l'esempio che è contenuto in questo libro è quello di un ragazzo normalissimo come tanti altri che frequentano la parrocchia, l'oratorio, che frequentano i club associativi, che frequentano tante attività e che magari dicono: ma io abito in un paese di provincia, non potrò mai realizzare il mio sogno. E invece la storia di Luca ci dimostra che chiunque può realizzare il suo sogno se ci mette impegno, passione, dedizione. E Luca era questo. E soprattutto un altro aspetto che mi piace ricordare, poi passo la parola, è che Luca Attanasio è sempre rimasto lo stesso Luca Attanasio che avevano conosciuto i ragazzi dell'oratorio. Io ho potuto parlare con loro, con gli amici più stretti di Limbiate, e le loro storie mi hanno colpito tanto, perché poi magari andavo a intervistare gli amici del Luca adulto e mi raccontavano le stesse cose del Luca bambino: questa passione per gli animali, questa voglia di parlare, di raccontare le storie, sempre a esagerare molto spesso, non nei suoi racconti. E ci sono tanti aneddoti della scuola, di lui che entrava dalla finestra, arrivava in ritardo, o lui che parlava con la professoressa, che si inventava forse queste storie, che aveva visto gli UFO, che vedeva queste. E poi c'era un suo collega di lavoro quando era a Casablanca che dice: un giorno eravamo in macchina e dice: ma sai che io da ragazzo ho visto gli UFO?
e quindi continuava a raccontare queste storie, no? Era un sognatore, era un ambasciatore diverso da quello che ci si può aspettare. Ad esempio, uno magari pensa all'ambasciatore, magari pensa al diplomatico che sta dietro la scrivania, che è distante, no? Invece Luca Attanasio era una persona che si faceva dare del tu da tutti, il suo numero di cellulare ce l'aveva anche il parcheggiatore del supermercato, e lui glielo aveva dato. Tant'è che un amico racconta, un giorno Luca doveva usare gli auricolari perché il telefono era diventato bollente, perché tutti continuavano a chiamarlo, perché lui dava il suo numero a chiunque. E un ambasciatore che è intervistato nel libro mi dice: io che sono un ambasciatore vecchio stile, mai mi sarei sognato di dare del tuo all'autista, mai mi sarei sognato come formazione che ci davano, no? Mai mi sarei sognato di dare un'onorificenza al centralinista. E invece Luca Attanasio era anche questo, quindi aveva rotto la tradizione della diplomazia italiana e stava iniziando un nuovo percorso, una nuova via che poteva essere seguita. Tanti giovani diplomatici forse hanno questo stile, no? Forse c'è qualcosa che sta cambiando. Luca ha iniziato un percorso, tanti possono raccogliere il testimone, tanti lo stanno raccogliendo. Zakia, come dire, aveva già avviato con la loro fondazione, con mamma Sofia, un percorso, adesso continua per ricordare Luca, nel sentiero che aveva tracciato Luca. E quindi è semplicemente la storia di un ragazzo normale che ha realizzato il suo sogno, che ce l'ha fatta e che oggi può diventare un esempio soprattutto per i più piccoli. Questo è Luca per me. Allora, veniamo a Luca in Africa. Diciamo che non ha scelto degli stati su 54 semplici, perché prima la Nigeria e poi il Congo, sappiamo che sono gli stati anche più impegnativi, e ha scelto, diciamo, avete scelto di andare, o meglio ha chiesto sempre anche a te di, se era il caso, andiamo, non andiamo, andiamo tutti insieme, no? con la prima bimba e poi tutti insieme. Tu racconti nel libro, come diceva anche adesso Fabio, che lui è stato ed è una luce per i giovani, ma come è stata una luce anche per queste popolazioni, perché avete aiutato, da subito lui è andato ad incontrare tutti, dalle associazioni piccolissime, le associazioni religiose, alle grandi o NGO, e avete scelto però di creare una vostra fondazione. Perché, come è nata Mamma Sofia? Grazie Romina e grazie a tutti voi presenti qua per ascoltare questa storia, questo uomo che non è un santo ma un ragazzo normale, un ragazzo che ha amato il suo paese. Grazie a Fabio perché per questo impegno e tanto cuore per scrivere questo libro, anche un tempo un po' stretto. Ringrazio anche Vincenzo, che lui ha conosciuto direttamente Luca, anche che fa parte della fondazione, quindi c'è un legame che nasce, come legame che è nato con Premio Flaiano, e non è per caso che sono qui oggi. Torniamo alla scelta. Non è stata una scelta. Luca era uno dei diplomatici, quando lo chiamano Luca Attanasio, devi andare, non diceva di no all'inizio. Poi il fatto di fare l'esperienza in Nigeria, che io, secondo me, come l'abbiamo vissuto, è più complicato del Congo, perché è un'altra realtà. E lì è nata la prima bambina, quindi gli hanno chiesto di andare in Congo, dove nessuno dopo voleva andare. E lì abbiamo scoperto veramente una realtà difficile, soprattutto con i bambini di strada, ragazze madre. E poi un giorno sono entrata a casa e ho detto: Luca, guarda, io c'ho il tempo libero e devo fare qualcosa. Lui ha accolto l'idea, è stato il primo a sostenermi per l'associazione che è nata come associazione congolese per cambiare futuro e dare futuro a questi bambini.
perché soprattutto quando si tratta di bambini non possiamo far finta di non vedere, almeno provare di fare qualcosa. E Mamma Sofia è nata così. Dopo la tragedia c'è stata la decisione di continuare l'impegno, perché semplicemente che non possiamo dare speranza a toglierla perché altri hanno sbagliato. E c'è un impegno anche, io continuo a dialogare con Luca e ho fatto la scelta giusta di continuare questo impegno e nel 2022 è nata la fondazione che con lo stesso nome Mamma Sofia, per far cappello sia all'associazione congolese sia per operare ovunque c'è necessità dall'Italia dall'Italia verso i paesi con complicazioni in memoria di Luca, perché Luca era un uomo concreto e per me onorarlo e come l'ho conosciuto come marito, come padre, e c'è un messaggio, perché soprattutto che dobbiamo essere noi il primo esempio per i nostri figli prima degli altri, quindi continuare su questi valori che abbiamo sognato, questo sogno di ridisegnare il mondo come il luogo di Mamma Sofia. Quindi uno non dovrà perdere la speranza, quindi continuiamo, perché la pace, come parola facile, diventa molto complicato soprattutto in certi paesi, partendo dal Congo, che non si parlava del Congo dopo la tragedia, adesso si parla del Congo, che tra l'altro adesso siamo qui ma c'è una guerra tra le guerre dimenticate, e soprattutto quella strada che, cioè, è piena di sangue da anni, non è che è stato il primo caso, su questo non entro neanche tanto nel dettaglio, perché comunque le indagini sono in corso. Invece per la parte congolese, sul processo congolese, hanno chiesto la pena di morte. E noi familiari, come siamo veramente toccati direttamente con la fondazione, ho deciso di lanciare una petizione che non so a chi fa piacere, è d'accordo che noi dobbiamo dire no alla pena di morte e sì alla vita, perché Luca era pieno di vita e secondo me per onorarlo dobbiamo dire un grande no, perché non possiamo continuare su la strada della violenza, perché loro non ci avevano diritto a farlo per noi e noi non possiamo permettere che continuiamo su sangue, dolore su dolore. Quindi c'è questa petizione che raccogliamo le firme per dire no, partendo da questo caso, per altri casi, perché il discorso dei diritti umani, per me su questo punto il momento è ora, perché mi sento toccata direttamente, quindi lo dico veramente a voce alta, e non dobbiamo veramente far finta o non parlare, perché quando non agire vuol dire che siamo complici. Quindi vi ringrazio già in anticipo per chi ha deciso di firmare questa petizione, perché è molto importante, molto importante per agire veramente concretamente, anche se fosse Luca in vita sarebbe stato il primo a dire no. Sia fondamentale per uno Stato come il Congo, di cui appunto si parla poco da sempre, uno degli Stati più, dove appunto c'è nato una guerra civile tra Tutsi e Hutu da ormai oltre 20 anni,
e dove i bambini sono poi quelli che hanno pagato di più le conseguenze. Quindi sicuramente fermare questa violenza è ormai l'unica strada, soprattutto per stati come il Congo. Allora, tornando sempre a Luca nel 2000, ottobre 2020 ha ricevuto il premio internazionale Nassiriya per la pace, che è la decima edizione. Abbiamo Vincenzo che è il presidente. Come è nato questo premio e soprattutto perché avete deciso poi di darlo a Luca? Buonasera, innanzitutto grazie Romina, permettimi anche a me di aprire e chiudere una parentesi velocemente e di ringraziare e complimentarmi con l'organizzazione, perché anche io organizzo un premio, sto bene, l'impegno, la passione che ci vuole, che bisogna mettere in campo per organizzare un evento, quindi davvero grazie e complimenti. Grazie anche all'autore del libro, Fabio Marchese Ragona, che è un collega, io sono un giornalista, lui invece è un giornalista, come direbbe Giancarlo Siani, quindi è stato davvero molto bravo e è riuscito a descrivere Luca attraverso le testimonianze che ha raccolto in maniera reale. Voi quando comprerete questo libro voi conoscerete veramente Luca Attanasio, senza enfatizzazione. Luca è descritto in questo libro davvero in maniera eccellente, quindi grazie e complimenti. E poi permettetemi di ringraziare Zaghia Sedichi, che è una persona straordinaria, è tornata qualche settimana fa dalla Repubblica Democratica del Congo, è tornata in Congo per aiutare gli ultimi, per aiutare delle persone che lei già aiutava prima. Poi non è, è un passaggio importante questo, lei è tornata in Congo, nella stessa nazione dove è stato ucciso suo marito, l'amore più grande della sua vita, ed è tornata lì per aiutare delle persone. Questa è Zaghia Attanasio. Quando parlai con Luca, con l'ambasciatore Attanasio, per dargli la notizia della consegna del premio, del premio internazionale Nassiriya per la pace, poi dopo dirò anche qualcosa sul premio, Luca Attanasio mi disse: ma no, volete dare il premio Nassiriya per la pace a me? Avete sbagliato, volete darlo a Zaghia, perché Zaghia adesso ha fondato la fondazione Mamma Sofia, e Zaghia, io vado la sera con Zaghia ad aiutare le persone. E oggi pensare a quelle parole, io non riuscivo a capire quelle parole, dico: ma dove? Io chiamo l'ambasciatore per dargli il premio e lui mi dice: avete sbagliato, dovete darlo a Zaghia. Oggi penso spesso a quelle parole. L'ambasciatore Attanasio aveva già incredibilmente tracciato la strada. Oggi Zaghia ha fondato la Fondazione Mamma Sofia, che si occupa nella Repubblica Democratica del Congo, ma anche in tante altre parti del mondo, di aiutare gli ultimi, di tendere la mano agli ultimi. Perché abbiamo deciso di premiare l'ambasciatore Attanasio? Io chiedo bene, però ogni volta che parlo dell'ambasciatore mi emoziono. Perché abbiamo deciso di premiare l'ambasciatore Attanasio? Voi che organizzate un premio lo sapete perché si organizza il premio. Io lo dico spesso, i premi sono un po' la scusa per dire grazie a delle persone, per dire grazie a delle persone che si impegnano, che fanno qualcosa per gli altri. Il nostro primo obiettivo era questo. Con la scusa del premio Nassiriya, dire grazie ad una persona che stava rischiando la vita e che si occupava di persone bisognose. Lo diceva bene prima Fabio, noi siamo stati abituati a pensare, ad immaginare gli ambasciatori come quelle persone che gestiscono potere dietro le scrivanie, nelle ambasciate. Invece Luca Attanasio, quando aveva qualche minuto libero, andava in strada direttamente. Ci sono delle fotografie di quando dava da mangiare a dei barboni, a dei bambini. Avevamo capito che Luca Attanasio non era solo un ambasciatore, era un ambasciatore capace, ma era anche altro.
era una persona che ci rendeva, e ci rende ancora oggi, orgogliosi di essere italiani. Allora volevamo premiarlo, lo abbiamo premiato. E poi qual è il secondo obiettivo? Diceva Paolo VI, lo dico qui, il rischio di fare anche brutta figura perché c'è un collega vaticanista. Se non ricordo male, Paolo VI diceva che i ragazzi hanno bisogno di buoni maestri, ma anche di buoni testimoni. Quindi la testimonianza di Luca è una testimonianza importante, fondamentale da far conoscere. Infatti il suggerimento mio oggi è di dirvi: comprate il libro e regalatelo ai vostri figli, ai vostri nipoti, perché questo è un libro soprattutto di speranza. Lo diceva già prima l'autore, si racconta di una persona nata in una famiglia umile in Lombardia, in un piccolo paese, con dei sogni, quello di aiutare gli altri, poi quello di diventare ambasciatore. Una persona che non si è arresa, ha fatto il concorso due volte, ma ci credeva e l'ha realizzato. Quindi questo bisogna dire ai nostri ragazzi oggi, di impegnarsi, di andare o di gettare il cuore oltre l'ostacolo, come gli atleti. E poi c'è un altro messaggio importante che esce fuori dalla storia di Luca Attanasio, che a me onestamente mi piace immaginare oggi Luca presente qui con noi, e che in questo momento si sta raccontando a voi attraverso le pagine di questo libro. C'è un altro aspetto importante. Noi dovremmo pensare alla figura di Luca Attanasio ogni volta che critichiamo le istituzioni. Quante volte? L'abbiamo fatto tutti. Ce la prendiamo con i sindaci che non fanno il loro dovere, la strada che è rotta, ma ci siamo scocciati di questo paese, ci siamo scocciati di quest'Italia. In quei momenti dobbiamo ricordarci di due cose: che lo Stato innanzitutto siamo noi, e poi dobbiamo anche ricordarci che l'Italia non è soltanto il paese del malaffare, della politica corrotta e delle mafie. È anche l'Italia di Falcone e Borsellino, è anche l'Italia del generale della Chiesa, è anche l'Italia di Angelo Vassallo, un sindaco del mio territorio che è stato ammazzato perché difendeva il comune dagli spacciatori, dal business della droga. E questa è l'Italia anche e soprattutto di Luca Attanasio, una persona semplice che credeva nei valori fondamentali della nostra nazione. Io capisco e giustifico in parte anche le critiche, perché a volte si criticano le cose che si hanno, ma il distacco non va bene, perché Falcone e Borsellino, Luca Attanasio e tanti altri hanno dato la vita per questo paese. Allora non possiamo tirarci indietro neppure noi, dobbiamo impegnarci, sporcarci le mani e fare il nostro dovere. Ognuno deve fare la sua parte. Quando Luca ha ritirato il premio internazionale a Sede per la Pace, gli ho chiesto: Luca, ma tu ti sei trasferito in Congo con Zakia, con tre bimbe, ma non hai paura? E lui mi ha risposto con queste parole: fare l'ambasciatore è un po' come una missione. Quando sei un rappresentante delle istituzioni, hai il dovere morale di dare l'esempio. E poi un'altra cosa mi ha colpito: Luca salutava tutti, pretendeva il tu dalle persone, ma soprattutto amava parlare con le persone. Una cosa che si sta perdendo, perché ormai noi siamo connessi 24 ore al giorno tramite i social network, sui social, no? Invece Luca disse: dobbiamo parlare con tutti, perché dobbiamo saper condividere non solo gli status sui social, ma anche gli stati d'animo reali, quelli della gente. Bisogna ascoltare le persone. Noi oggi siamo stati abituati, purtroppo, soprattutto la mia generazione e le generazioni future, ad accarezzare gli smartphone, non le persone. Dobbiamo tornare ad essere umani. Questo è il messaggio più grande di Luca Attanasio. Vorrei leggervi, se possibile, l'ultima parte del libro, che è il discorso che Luca Attanasio quel giorno fece a Lusaka durante la cerimonia
di consegna del premio internazionale Nassiriya per la pace, che è un testamento vero e proprio. Il Congo è una realtà così lontana da quella che conosciamo che è davvero difficile farvi capire cos'è se non la si vive. Mi hanno chiesto cosa lascerà il Covid nelle nostre vite una volta finita l'emergenza. A mio parere è un trauma che fa riflettere e che fa nascere cose straordinarie. Non so esattamente cosa lascerà il Covid-19, ma penso che lascerà una riflessione intorno a cosa sia essenziale nella vita, a cosa resta o a cosa diamo per scontato. E su questo dovremo costruire il futuro. In Congo tante di quelle cose che diamo per scontate, anzitutto la pace, la salute, l'istruzione, lì non lo sono. Anzi, sono un privilegio per pochissimi. Pace, famiglia e solidarietà sono le tre parole chiavi. Il Congo ha così sete di pace che sta combattendo per mantenerla, che si è conquistata con tre guerre. Ma è un gigante dei piedi fragili, con vicini importanti e che vive in una situazione difficile, faticosa per la popolazione, soprattutto nell'est del paese. Tanti sono gli appelli internazionali affinché possa veramente esserci la pace in quelle regioni. E il ruolo dell'ambasciata, qual è in tutto questo? Anzitutto stare vicino agli italiani che sono in Congo, siamo circa 1 migliaio. La maggior parte sono missionari, che sono membri della Chiesa, quindi missionari per vocazione. Ma ci sono anche dei laici, che dedicano la vita agli altri. Ci sono medici che hanno lasciato tutto e vivono con $80 al mese, in spirito di servizio, per insegnare a operare nel settore ginecologico, formando ragazze nella foresta. La mia attività istituzionale è ben poca cosa rispetto a ciò che tanti connazionali fanno lì. La seconda parte è la famiglia. Io e mia moglie abbiamo 3 bambine e quando dico che viviamo in Congo, tutti sono stupiti. Anche tanti nostri connazionali ci dicono, ma come? È pericoloso. Bisogna partire dal presupposto che fare l'ambasciatore è un po' come una missione. Secondo me, quando sei un rappresentante delle istituzioni, hai il dovere morale di dare l'esempio. Quante famiglie in Congo crescono i loro figli? E quindi mia moglie ha deciso che bisogna essere ambasciatori rappresentanti dello Stato, insieme. E quindi viviamo lì e insieme rappresentiamo lo Stato in tutte le sue varie forme. E in questo entra la solidarietà. Mia moglie Zecchia, vedendo questo problema immenso dei bambini di strada, sono 30-40 mila che vivono con vari scamotaggi senza una sistemazione, ha deciso di fondare una ONG, Mamma Sofia, per aiutarli facendo leva sui nostri contatti e cercando di accompagnare ragazze madri e bambini abbandonati verso la speranza di una vita migliore. Il Congo vissuto dall'ambasciatore italiano è anche questo è altro, è complesso, difficile da spiegare e da raccontare, però nel contempo è affascinante, perché è profondamente diverso dalla vita che viviamo ogni giorno qui a casa nostra, in Italia. Ringrazio dunque per questo premio che mi spingerà a portare avanti, ancora di più, questa nostra missione diplomatica sul campo, con ancora maggiore attenzione, soprattutto verso chi ha bisogno. Grazie a tutti voi. C'è una frase di Flaiano, un aforisma, che dice che un sognatore è colui che ha i piedi fortemente poggiati sulle nuvole. Io quando ho letto questa frase mi è venuta in mente anche Luca, perché è vero che se si legge questo libro si vede un uomo pieno di vitalità, di mille idee, no? Viveva anche nel suo mondo sulle nuvole, ma poi era allo stesso tempo anche molto ancorato poi alla realtà, o meglio riusciva a far diventare quello che poi pensava, voleva, realtà. Quanto è importante, secondo te, anche per i giovani essere sognatori? Allora, già tra i messaggi che come esempio di Luca per i ragazzi, che dobbiamo sognare, ma non solo sognare, ma portare avanti i sogni, perché Luca l'ha fatto veramente, anche il fatto della scelta di fare la carriera diplomatica
cioè, un ragazzo dalla periferia può perdere speranza, no, ma io arrivo da una famiglia normale, nessuno ha fatto la carriera diplomatica, sappiamo che il concorso non è così facile. Lui è riuscito perché comunque partendo con l'idea che voleva essere utile agli altri, essere rappresentante dell'istituzione e anche una responsabilità di fare la sua parte, quindi lui è riuscito a farlo e è importante perché noi dobbiamo agire oggi per domani. I nostri ragazzi hanno bisogno di questo messaggio, dobbiamo aiutarli veramente a avere questa idea di agire oggi, perché basta che vi raccontiamo voi siete il futuro, ma loro sono il presente prima di essere il futuro, quindi sognare e dobbiamo aiutarli a sognare e sognare con loro per arrivare a poter lasciare ai nostri figli un mondo migliore. Allora concludiamo e vi ringraziamo. Grazie a voi. Grazie per la presenza e grazie per essere venuti a Pescara.